Salve a tutti e bentornati a Gialopi. O Gialopi. Come preferite. Accendiamo le luci perché non si vede assolutamente niente. Wow! Questo è un po' troppo. Sistemiamo lo specchietto retrovisore. Qua non c'è lo specchio. E là non c'è lo specchio. Va bene. Radio. Siamo pronti. L'ultima volta abbiamo appena passato la frontiera. Avevamo. Ok. Vediamo un po' che cosa ci riserva il nostro viaggio. Con la nostra macchina che lentamente pende verso destra. Benzina va bene. Motore speriamo vada bene. Vabbè che il kit di riparazioni però l'abbiamo comprato. Speriamo di trovare altre casse, magari questa volta non chiuse. O di trovare un piede di porco alla stazione di servizio. Cosa? No, tranquillo. Cioè, la mia speranza è di riuscire a vendere quello che abbiamo molto presto. Speriamo. Oh, cavolo. Cos'è? Lo sterrato. Oh! Ah, sì, già la sappiamo la storia del ponte. Non ti preoccupare. Beh, molto meglio affrontare lo sterrato senza la pioggia. Ah, si è sporcata. Neanche di tanto. Ok, aspettate un attimo. Ok. Terribile. Cerchiamo di fare attenzione ai lati della strada, perché l'ultima volta su questa strada abbiamo trovato tante casse. Che cos'è? È un treno? Ma è fermo? Posso passare? Ah, aspettate un attimo. So che ho interrotto quella bellissima canzone. Ah, ci sono le grate, non si può passare. O forse sì. No. Wow, il fumo che abbiamo fatto. Forse potevamo passare. Ah. Se avessi avuto dei. Delle parti di ricambio avrei tentato di passare sopra il ponte, sui binari del treno. Ok. Cosa? Ho capito, cioè non è colpa. Non so assolutamente che cosa sta succedendo.
ci sono un po' di problemi con questo ponte. Ho capito, cioè non è colpa mia. Prenditela con chi ha fatto quel ponte. Scusa, eh. Hai detto come se fosse stata colpa mia. Oh, guardate quante. Sì, aspetta. Ah, ok. Vediamo un po'. Guardate com'è ridotta. Allora, questa è una di quelle chiuse con lucchetto, vero? Direi di sì. Questa anche. Questa no. E dentro abbiamo Stoff. Si vende per zero. Ma dai. Andiamo un po' qua dietro. Ok. Ottimo. Lo possiamo. Aspetta. Possiamo prenderla tutta la scatola? Oh, non c'entra. Ah, non ce la fa più prendere. Ottimo. Siamo stati. No! Finito lo spazio! Cavolo. Finito il nostro spazio. Dannazione, mi dispiace lasciarli. Vabbè. Ritroverà il prossimo. E passerà per questa strada. Speriamo che la stazione di servizio non stia molto lontano. Vabbè che abbiamo ancora metà serbatoio, quindi siamo abbastanza tranquilli con la benzina. Anche se non riesco praticamente a vedere nulla. Ah, ok. Un po' meglio. Un bel po' meglio. Ma sono molto contento. Così facciamo un po' di soldi. Non sono abbastanza per comprare il portapacchi. Però io continuo a sperare di trovare un piede di porco. Alla stazione servizio. Un altro treno. Ok. Oh. Che cosa strana. Ok, abbiamo avuto un leggero problema con la gravità. Però è passato, è passato. Oh no, un'altra volta. Ah, questa volta però siamo riusciti a prenderlo bene. Ah, senti, ma stai qui per lamentarti? Invece di darmi supporto morale.
o consigli. Continua a parlare del ponte. Potresti raccontare una barzelletta o una cosa che ti è successa in gioventù. Dai, un altro treno. Oh cavolo. Allora, piano piano, perché se no facciamo la fine di prima. Oh. Ok, questo non è bene. E non è neanche bene il fatto che stiamo per finire la benzina. Mi aspettavo un altro ponte. Mi aspettavo di riuscire ad arrivare alla stazione di servizio molto prima. L'abbiamo saltata, possibile? No. Non credo. Sembra veramente strano. Forse è quella. A sinistra? Credo di sì. Ok, per fortuna, perché la nostra benzina inizia a essere pericolosamente bassa. Oh, dai! Più avanti. Perfetto. Spegnere luci. E via. Uff. Apriamo. Non riesco a passare. Cavolo, se sta ridotta male. Che. Come stanno le ruote? Oh. Dice che le devo riparare. Eppure dice 2 su 3. Che strano. Comunque, cosa più importante, benzina. Wow, avevamo quasi finito. Ok. Allora, aspettate un attimo. Dobbiamo fare qualche piccola riparazione. Il motore come sta? Messo molto male. Questo messo molto male. Questo messo molto male. No, cavolo, abbiamo finito. Ah, dannazione. Iniziamo a portare queste medicine all'interno. Salve signora. Non è che lei ha un piede di porco? Sì. Di porco? No, però una cassetta degli attrezzi che mi interesserebbe molto. Sicura proprio che non ha un piede di porco, eh? Sigarette. Alcol, penso. Sì. Vino. Olio. Acqua. Ok. Tanto prendiamo anche questa. Andiamo a riprendere. Forse conviene che ne compro due di kit di riparazioni, così tento anche di riparare le ruote e il resto. Mi sa di sì. Peccato, praticamente. Vabbè. Un po' ci guadagniamo sempre. Io non avevo finito. Un attimo, eh. Diamo un pochino calma, perché tanto non penso che lei abbia molti clienti. Quindi per cortesia mi tratti bene. Noi stiamo facendo un viaggio lunghissimo. E. Cavolo. Ne ho finito tutte qua. No! Ah, dammela. Cerchi di non mettermi fretta. Ok. Portafogli. Abbiamo anche
fare una bella pulizia della nostra auto. Sì, sono sempre io, cioè non è che se mi saluto ogni volta cambia qualcosa. Allora, uno l'abbiamo sistemato. L'abbiamo sistemato. Ok. E dovremmo. Ah, è avanzato. Batteria sta a posto. E questo sta a posto. Allora. Forse devo. Forse per ripararle le devo alzare? O forse le devo semplicemente cambiare? Ma cavolo. Questo non ci voleva. Non me l'aspettavo. Vediamo un po'. Beh. Ok. Neppure dice 2 su 3. Che strano. Non dovrebbe essere danneggiata. Cioè, sì, un po' sì, ma 2 su 3 direi che va più che bene. Non dice quanti utilizzi. Ah, una volta tolte le possiamo riparare. Quelle di là anche. Perfetto. Allora, rimettiamole a posto. Buono a sapere. No! La volevo solo prendere. Ma che scherziamo? Forse aveva bisogno di più riparazioni del necess di quello che diceva. Devi girarlo. Beh. È rimasta bloccata l'auto così? No! Ah, giusto! Mi ero dimenticato una parte, quella di riavvitare il bullone. Già mi stavo preoccupando. Ok. Sì, volevo riprendere. Ah, ok. Andiamo dall'altro lato. Perfetto. Svita. Ottimo. Svita. Lascia. Si vogliono staccare queste ruote. Ok. E due. Perfetto. Prendiamo il kit. Vediamo che ci siano ancora un po' di utilizzi. Come sta? 2 su 3. 2 su 3, che apparentemente non è vero. Finito. Però sembrano a posto adesso. Ok, dai. È andata bene. Mi sa che non aveva altri kit di riparazione. La signora qui, vero? A vita. E prendi. Ah, wow. È sempre un po' a penzoloni. Prende sempre un po' a sinistra. Però, vediamo se aveva altri kit di riparazione qua all'interno, giusto per stare. Non sempre io, signora. Cioè, è inutile che mi saluta ogni volta. Se c'è solo un cenno con la testa. No, sono una tannica di benzina. Che mi attirerebbe molto, ma spero di trovare un'altra cassa strada facendo. Allora, tentiamo di dare una pulita. Ah, dai. Sotto non. Dai, non mi dire che ogni volta la devo. Oh, capirai.
Non c'è l'omino. Non è che dicono che è un piacere lavare l'auto, io non è che l'ho mai trovato un grande piacere. Più che altro ho trovato una scocciatura. Difatti, la mia è ridotta sempre così. Quasi sempre. Ogni tanto la faccio lavare anch'io. Raramente. Quanto capita. Ah, ok. Questo lato l'abbiamo fatto. Dove posso prendere il secchio? Ah, ok. Ottimo. Mi sa che bisogna pulire anche qua dietro. Chissà se mi posso rubare il secchio della signora. Cancello è aperto, tanto. Com'è qua dietro? Tutto a posto. Ho mancato. Forse devo semplicemente provare ad andare un po' più piano per evitare tutti questi schizzi di fango. Ho lasciato. Ah, ce la faremo. Certo, veramente zio, cioè, la macchina l'ho costruita io. Il portafogli è il mio. Tu stai scroccando un passaggio per non si sa dove, perché hai detto che neanche mi accompagni fino alla fine. Quindi non so neanche dove ti devo lasciare. Io ce l'ho una vaga idea di dove tu voglia andare. Però. No! Beh, non posso pulire. Dai! Apparentemente no. Ogni tanto fa dare due colpi di spugna invece che uno. Che strano. Vabbè, direi che va bene così, dai. È abbastanza pulita. Ci sono le. Perché davanti è molto più rialzata da quel lato. Che da questo. Eppure la ruota adesso dovrebbe stare bene. Ah, bah. Falla sapere che cosa è successo a quest'auto. Comunque, ci siamo. Giriamo piano, piano, piano. Ah, ok. Ho capito come frenare. E riprendiamo il nostro viaggio. Cerchiamo di andare un po' più piano. Almeno evitiamo che si sporchi ulteriormente la macchina. Oh. Cioè, per esempio, qua non dovrebbe esserci un percorso a sinistra. Ok, ci siamo. Grandi. Eh? Visto, sì, che roba. No, no, non ci siano massi. Che cos'era? No, niente. In mezzo alla strada. Sì, se si va piano, vediamo di sporcarla con il fango. E forse anche di stressare troppo i nostri ammortizzatori. Ok. L'ho vista. Non penso serva a niente. Che cosa è stato? Wow. Ah, un'altra chiusa. Cavolo. C'entra? No, ma cavolo, ma quanto mi dispiace. Ce ne stanno altre qua in giro.
parlato. Questa però c'entra. Finché non ne troviamo un'altra. Ah ah! Ce la portiamo dietro. Ok. Vagare nella notte è sempre comodo. Ho fatto prima un po' un macello con le luci d'emergenza. Oh, cavolo. Nah. Beh. Si sta facendo un po' tardi. Oh, piano piano. Ok. Che non mi va di rilavare l'auto. Oh, cavolo. Dicevo, non mi va di rilavare l'auto. Sa che sopra i 50 all'ora schizziamo fango ovunque. Oh. No. Ok. Strada. Ottimo. Adesso cerchiamo un bel negozietto. Facciamo benzina. Vediamo se magari lavare un altro pochino. Questo? No, quello è un rivenditore Laika. Allora, se ricordo bene questa città, dovrebbe stare qua a sinistra. Lì c'è il motel. Però direi di andarci direttamente domani mattina. Oh! E quasi, quasi. Perfetto. No, non ti va bene? Così? Secondo me era meglio prima. Vabbè, ci stiamo sempre. Ma tu non vieni, dormi in auto? Ok. Ci vediamo domani. Che strano. Non è che si è offeso per qualcosa che ho detto. Uno B, perfetto. Tranquilla. Ah, ok. Ah! Signora, scusi, mi sono dimenticato le chiavi. 1B in fondo al corridoio. 1A, 1B. Perfetto. Lasciamo la chiave di fuori così se qualcuno ci vuole venire a trovare sa dove trovarci. Non vorrei portare sfortuna. Secondo me sta andando molto bene questa partita. Lui ovviamente già sarà andato in macchina. Buongiorno signora. Grazie. Arrivederci. Eccoci. Ma direi di fermarci qua per questo episodio. La prossima volta andremo a cercare un negozio che credo stia là sotto e supereremo il confine. Che è successo a quel balcone? Un po' rotto. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta con un'altra puntata di Gialopi. Ciao ciao!